Buon pomeriggio e benvenuti a una nuova puntata di Opportunity, la rubrica di 99 TV su bandi, concorsi e opportunità occupazionali offerte dal nostro territorio. Comune di Ruvo di Puglia, avviso pubblico per assistente amministrativo contabile. È indetto un avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato, mediante mobilità volontaria, di numero 2 posti di assistente amministrativo contabile, riservato alle categorie protette. Possono presentare domanda i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso le pubbliche amministrazioni, che alla data di scadenza del bando siano in possesso dei seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esperienza lavorativa di almeno 12 mesi con profilo professionale uguale o analogo per contenuto a quello del posto da ricoprire e appartenenza alla categoria protetta. Il bando integrale può essere richiesto all'ufficio personale del comune ed è disponibile sul sito web www.comuneruvodipuglia.it, amministrazione trasparente, sezione bandi e concorsi. La scadenza della data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale, concorsi ed esami è fissata per il 18 giugno. Offerta di lavoro presso l'azienda Kimbo. Horeca Brand Ambassador ricerca giovani diplomati o laureati, preferibilmente delle zone di Pescara, Chieti, Campobasso, Foggia o zone limitrofe, che dopo un opportuno training on the job avranno il compito di gestire i clienti del canale Horeca del territorio di riferimento, acquisirne di nuovi, seguirne lo sviluppo e far crescere la presenza del brand Kimbo. Il candidato si occuperà inoltre di migliorare la fruibilità del caffè servito nei pubblici esercizi, formando gli addetti alla sua preparazione secondo le linee guida fornite dall'azienda. Il pacchetto clienti verrà visitato periodicamente, con frequenza da stabilire, al fine di verificare il mantenimento dell'attivazione di marca e consolidare il rapporto con i gestori e lo staff dei locali serviti. L'area territoriale all'interno del quale verrà svolta l'attività lavorativa comprenderà le regioni Marche, province di Fermo e Ascoli Piceno, Abruzzo, Molise e Puglia. Tra i requisiti è richiesta una buona conoscenza di almeno una lingua straniera, una buona conoscenza del territorio di riferimento, una formazione preferibilmente universitaria e la capacità di utilizzo degli applicativi Office. Costituirà un titolo preferenziale l'aver maturato un'esperienza commerciale nel canale Horeca e come barman nel settore della formazione e la disponibilità alla mobilità sul territorio affidato. Il candidato dovrà essere automunito in quanto le spese del viaggio, carburante, pedaggi e parcheggio verranno rimborsate. Se siete interessati, potete visitare il sito internet annunci.lavoroecarriere.net o inviare il vostro curriculum al sito www.kimbo.it. L'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Regione Puglia ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio per il reclutamento a tempo pieno e determinato di un'unità di personale con profilo di collaboratore tecnico professionale referente sistema qualità da assegnare al Dipartimento Provinciale di Foggia. Il contratto avrà durata di 12 mesi, prorogabili come per legge, e la sede di lavoro sarà il Dipartimento Provinciale di Foggia. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale di servizio sanitario nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare, oltre al trattamento economico accessorio previsto. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 4 luglio 2015 e il bando è consultabile sul sito web www.arpapuglia.it alla sezione concorsi. Premio nazionale di poesia, narrativa, fotografia e cortometraggi Albero Andronico.
Il concorso prevede 8 sezioni in lingua italiana, poesia inedita a tema libero, silloge inedita a tema libero, narrativa inedita con racconto, saggio, favola o articolo, opera inedita in poesia o in prosa sul tema la strada, la casa, la città, l'ambiente, costruire e vivere il territorio, libro edito di poesia e narrativa, testo inedito per una canzone a tema libero, opera inedita in prosa sul tema lo sport e opera inedita in poesia o in prosa sul tema il mondo degli animali. È possibile partecipare anche ad una sezione in dialetto, con poesia inedita in dialetto e traduzione in lingua italiana, una sezione di fotografia a tema libero e una sezione cortometraggi a tema libero. Il concorso prevede riconoscimenti per i primi 6 classificati in ciascuna sezione, consistenti in premio in denaro, coppe, targhe e diplomi di merito. Inoltre sono istituiti premi speciali per le migliori opere provenienti da uno Stato estero e per le migliori opere di autori di madrelingua non italiana. Speciali riconoscimenti saranno attribuiti agli autori più anziani e a quelli più giovani, oltre ad attestati di merito per tutti gli autori selezionati. Il bando è reperibile sul sito internet www.alberoandronico.net. Vi ringraziamo per la gentile attenzione e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.